Dentro ad una ciotola andiamo a rompere un uovo, 125 g di zucchero, io in questo caso ho utilizzato dello zucchero frullato, e iniziamo a mescolare. 100 g di burro a pezzettini, che però potete sostituire con l'olio. Aggiungiamo 50 g di cocco grattugiato, un cucchiaino di lievito. Ci siamo, la frolla è pronta e quindi la possiamo utilizzare subito, vedete? Questa è la consistenza, non serve il riposo in frigo.